Continua l'avventura delle squadre di calcio ennesi impegnate nei diversi campionati dilettantistici. Il bilancio di queste fine settimana è di 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, mentre due squadre hanno riposato. La Serie D è giunta alla sua 11ª giornata di campionato, battuta dal resto casalinga per la Leon Fortese, fermata sul pari 1-1 dall'Orlandina. In classifica la squadra di Mister Mirto è ottava con 16 punti. Il campionato di promozione all'11ª giornata ha visto il pareggio fuori casa del Troina contro il Città di Randazzo per 1-1. In classifica i rossoblù sono quarti con 20 punti ed una partita in meno. Il campionato di prima categoria è giunto alla sua 9ª giornata. Nel girone C, Barrese, Polisportiva Palma 0-3, Canicattì Enna 4-2, Nicosia Branciforti 2-0. In classifica la Barrese settima con 13 punti, nono Lenna con 10 punti, 11° posto per Branciforti e Nicosia con 7 punti. Nel girone F di prima categoria Catanese aggira 0-0, i giallorossi in classifica sono 11° con 8 punti. Seconda categoria, giunta la sua 5ª giornata di campionato, nel girone G la Viola di Cerami pareggia in casa 1-1 contro il Real Adrano, ottenendo il primo punto in classifica. Ora la squadra di Intili si trova al 9° posto con una partita in meno. Nel girone H di seconda categoria Andrea Stimfle Valguarnerese 5-2, ha riposato il Real Catena Nuova. In classifica la Valguarnerese 9ª con 2 punti, 10° il Real Catena Nuova con 1 punto. Nel girone L di seconda categoria Città dei Mosaici Spartacus 3-0, Valle d'Olmo Comunità Frontiera 3-1, Villa Rosa Atletico Aragona 1-0. In classifica il Città dei Mosaici è primo con 11 punti, al 6° posto Comunità Frontiera e Villa Rosa con 6 punti. Iniziato anche il campionato di terza categoria nella zona di Enna, Azzurra Pro Assoro 2-1. Catena Nuovese, Libertas Cerami 1-3, Petralia Sottana, Sperlinga 2-2, ha riposato il Troina Sporting Club. In classifica troviamo in testa Azzurra Crascibetta e Libertas Cerami con 3 punti.